sì, appunto dicevi Milano, sempre, non è più, finora non è stato un Milan degno degli anni migliori, però insomma è sempre la scala del calcio, quindi non so se è la prima volta, se già sei stato in campo con la Roma, insomma, è un debutto per te No, a con Milano, l'Inter abbiamo con giocato. l'Inter, hai giocato, quindi è Abbiamo entrato in campo con l'Inter. vinto. Insomma, quindi a maggior ragione conosci quel clima, quanto uno stadio del genere sia motivante e al tempo stesso suggestivo, come la vivi tu da giocatore, anche questa Beh, attesa. sono sincero, a Milano facciamo secondo me un'ottima partita. Nonostante abbiamo perso 1-0, facciamo un'ottima partita, abbiamo avuto un'occasione con Jacopo che ha preso la traversa e abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni secondo me che non siamo riusciti a sfruttare. Quindi abbiamo già dimostrato che in uno stadio del genere, con un ambiente del genere, possiamo fare bene, possiamo mettere in difficoltà. Poi, come ho detto prima, se scendiamo in campo consapevoli di quello che abbiamo fatto domenica, di quello che abbiamo dimostrato domenica, comunque contro una buonissima squadra che è l'Empoli, può essere solo un punto di partenza. Ovvio che il Milan, anche se non è più il Milan nei tempi migliori, comunque è sempre una grandissima squadra, una squadra che ha speso tanto, che ha fatto un buonissimo mercato, penso che sia sotto gli occhi di tutti, quindi è ovvio che vanno sempre rispettati, però noi non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo andare convinti dei nostri mezzi, perché in questo momento solo la voglia e la determinazione ci può tirare fuori da questa situazione. Quanto il tuo problema di pubalgia, quanto, anche perché poi hai afflitto anche a Romolo, con cui hai convissuto a Cesenatico, quanto l'aspetto psicologico è fondamentale anche per superare questo tipo di guaio fisico? Cioè, è più, oltre all'aspetto muscolare, la testa, quanto governa la ripresa? Beh, la testa è fondamentale perché comunque con questo tipo di problema purtroppo te lo porti anche fuori dal campo perché non puoi mangiare determinate cose, non puoi fare determinate cose, quindi devi stare sempre attento a quello che fai, sempre comunque ti devi riposare, magari devi fare anche degli esercizi a casa, delle cose, quindi è una cosa che comunque mentalmente ti porta via tante energie, però sinceramente mi ha anche aiutato tanto a crescere questa cosa, mi ha anche aiutato tanto a crescere per il modo in cui vengo prima al campo, per il modo in cui faccio prima dell'allenamento i miei esercizi, il modo in cui li faccio a casa, il modo in cui sto attento a tutto, cerco sempre di stare attento ad ogni minimo particolare. Questo secondo me, se la cosa viene vista nel giusto punto di vista, dal giusto punto di vista, secondo me mi ha aiutato anche a crescere. Luca Toni, dopo la partita con l'Empoli, ha detto che questo sarà il suo ultimo anno. Naturalmente c'è tutta una corsa, una rincorsa da fare per il Verona. Tu come hai preso questa sua dichiarazione? Che non è stato fulmine a ciel sereno perché è preventivabile, però insomma, è sempre una notizia. Beh, penso che Luca, se ha detto una cosa del genere, avrà sicuramente i suoi motivi, però comunque cioè, per noi Luca è un giocatore fondamentale e non deve assolutamente togliere la fiducia che abbiamo in lui, non deve togliere il fatto che è un punto di riferimento, che è un giocatore che, cioè, non devo essere io a dire la carriera che ha fatto e il tipo di giocatore che è. Da quando è rientrato lui, comunque penso che la differenza si sia vista, perché è un grandissimo giocatore, perché comunque non stando ancora al 100% fisicamente sta là davanti, comunque tiene in apprensione sempre tutta la squadra avversaria, quindi è un giocatore che per noi fa la differenza, come l'ha fatta la differenza anche in grandi squadre ad altissimo livello, quindi penso che Luca, come ho detto prima, si è detto una cosa del genere perché ha le sue motivazioni, però comunque ha detto anche che vorrebbe lasciare salvando il Verona, quindi quella è la cosa più importante e la cosa fondamentale, che vuol dire che comunque lui non sta pensando a quando arriverà la fine dell'anno, ma sta pensando soprattutto al presente, che è quello di uscire da questa situazione e quello di aiutare la squadra a uscire da questa situazione. Sono sicuro che
con la sua professionalità e con la sua voglia che ha ancora, perché nonostante sia stato fuori 2 mesi, nonostante sia fatto male al ginocchio, nonostante abbia detto che voglia finire la stagione, ha sempre la voglia di un ragazzino di allenarsi, di giocare e di fare, quindi penso che questo voglia dire tanto anche per noi, perché è un esempio e sicuramente anche in breve tempo tornerà a fare la differenza per il Verona. Ti domando l'ultima cosa, Milano-Milan poi anche fa pensare a grandi registi, quanti uomini di centrocampo, naturalmente da Rivera, Pirlo, finitamente più recenti, non direbbe a Carlo Ancelotti, con cui fra l'altro sei unito dei trascorsi giallorossi, anche questa è una suggestione particolare per un giocatore come te che occupa questo ruolo nodale nel calcio. Beh, io in questo momento penso solo a stare bene, a fare bene per il Verona, perché penso che sia la cosa più importante, sia la cosa fondamentale, perché bisogna sempre pensare al presente, bisogna sempre pensare a migliorarsi, a lavorare, perché come ho detto prima, secondo me abbiamo tutte le possibilità, il gruppo e i giocatori per salvarci e per andare contro tutti i pronostici che in questo momento ci danno come la squadra materasso della Serie A, ma non è assolutamente così, perché abbiamo dimostrato in più occasioni che non ci meritiamo questa classifica.